quindi a Francesca Zaccariotto. Io vado a dormire. Ci scappa. Non ce la faccio più. Ci saluta. Non ce la faccio più. Buonanotte. Un applauso ancora all'onorevole Brunetta che ci saluta. Grazie per essere stato qui con noi a sostenere la candidatura a sindaco di Angelo Tavaro. Grazie ancora, arrivederci. Diamo quindi la parola. Io molto brevemente, anche perché aspettate il concerto. Innanzitutto un ringraziamento a voi che rappresentate quella maggioranza dei cittadini che già il 6 di giugno ha riconosciuto al Popolo della Libertà, alle coalizioni Lega, Popolo della Libertà, Amici dei Moderati del Centro, Pensionati, cioè il gruppo che ha sostenuto la mia candidatura aveva già riconosciuto il 50,15%. Quindi già noi abbiamo vinto, i cittadini hanno già dato un giudizio, come ricordava giustamente la Francesca, ha dato un giudizio su un'amministrazione che è uscita e che ha avuto bisogno di fare gli ultimi giorni, strade, marciapiedi, inaugurazioni, ma si era convinta veramente di aver fatto bene. Perché doveva gli ultimi giorni fare tutte queste cose? Perché deve oggi continuare a promettere cose che di fatto poteva fare non in 5 anni, in 10, in 15 anni? Perché sono 15 anni, 20 anni ormai che questa stessa amministrazione governa Portogruaro e continua a promettere le stesse cose. I posti di lavoro, ma dove sono i posti di lavoro? Ha portato 1000 lavori, ma la popolazione, i giovani hanno le stesse opportunità che avevano 15 anni fa, stessa occupazione, stesse imprese. Queste sono le cose che contano, non i fuochi d'artificio della manifestazione A, B, ciao, delle manifestazioni. Quello che è importante, quello che interessa ai cittadini, e questo probabilmente lo hanno capito i cittadini e lo hanno detto agli amministratori, non sono le chiacchiere, non sono le promesse, sono i fatti concreti, sono i risultati concreti della propria azione amministrativa. Allora un'amministrazione che è convinta di fare bene poteva benissimo dire: ecco, questo è quello che abbiamo fatto in questi anni, senza dover riempire di iniziative, di azioni gli ultimi giorni. In realtà, dopo che ho sentito Brunetta, io pensavo, ma prendiamo le stesse cose che lui ha detto, spostiamoli dal livello nazionale al livello provinciale, spostiamoli a livello locale, è la stessa identica cosa, cioè valgono l'armata Brancaleone di cui parlava a livello nazionale e anche a livello locale. Dopo aver detto per tutta la campagna elettorale Bertoncello che non avrebbe mai fatto l'apparentamento, gli accordi con i comunisti di Rifondazione Comunista, ha fatto l'apparentamento con i comunisti di Rifondazione Comunista. Ma allora quale Coacciaro, quale Armata Brancaleone porterà ad amministrare un'amministrazione dove ci sono i cattolici della centrodestra, e dove ci sono gli uomini del centro, dove ci sono gli amici di Di Pietro, quelli della bicicletta, i rosso-verdi, i comunisti, cioè c'è di tutto. Come riuscirà a metterli d'accordo? E come soprattutto riuscirà a fare un'amministrazione con tutte queste persone e se gli va bene vincendo, cosa che non farà, vincendo, avrebbe 10 persone, cioè non avrebbe neppure la maggioranza. Allora è chiaro che i cittadini hanno già risposto. I cittadini vogliono cambiare a Portogruaro, i cittadini di Portogruaro vogliono un'amministrazione più trasparente, più coerente, un'amministrazione di persone che possano guardarsi in faccia. Adesso qui abbiamo invitato i nostri consiglieri comunali, loro sono i consiglieri che andranno a Palazzo e comunque quando noi vinciamo, e con questi cominceremo ad amministrare. Sono persone con le quali abbiamo fatto una campagna elettorale fondata sul rispetto reciproco, sul guardarci in faccia, sul guardarci negli occhi, sul dire le cose che pensiamo, sul non temere anche di affrontare un rischio, le difficoltà, pur di non rinunciare ai nostri principi. Noi avremmo potuto aver vinto tranquillamente, bastava accontentare una compagine politica, una delle liste che si era presentata in campagna elettorale. Non abbiamo voluto cedere ai ricatti, perché io sono convinto che i cittadini sono gli unici veri interpreti della volontà, della propria volontà. E tutte le promesse di questi giorni, le minacce, i sotterfugi, le bugie consapevoli,
sul tribunale, ci portano via il tribunale. Ma chi l'ha detto? Chi lo farà mai? Ma perché dobbiamo dire noi che ci portano via? Cioè, se la Zaccariotto in questi anni è stata brava, ma è colpa sua, è colpa di noi che non eravamo bravi altrettanto a difendere i nostri interessi. Allora questo è il vero giudizio dei cittadini sull'amministrazione che ormai è qua, è uscita da Porto Ruaro. Quello che non sono stati capaci di fare cose che altri sindaci sono stati capaci di fare. Ma allora l'obiettivo nostro non è quello di dire se arriva la Zaccariotto, presidente della provincia, ci portano via questo, questo, questo. No, la convinzione nostra è che noi con la Zaccariotto, che ha l'esperienza di sindaco, che sa quali sono i problemi dell'amministrare un comune, con lei ci capiamo al volo. Con lei capiremo, con lei potremo avere veramente quelle relazioni che fanno sì che Porto Ruaro non debba rincorrere, ma debba concordare le proprie crescite, il proprio sviluppo, lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale, che possa veramente diventare uno dei cento gioielli d'Italia. Porto Ruaro è un gioiello, guardatevi intorno, è una delle più belle città d'Italia, io direi del mondo, dobbiamo valorizzarla. Allora, Porto Ruaro non può più essere amministrata come un riccio, noi abbiamo usato il termine riccio, chiusa in se stessa, in guerra con i comuni attorno. Dobbiamo vivere assieme, ecco, allora gli amici di Caorle, gli amici di Concordia, cioè gli amici degli altri comuni, siano di qualsiasi partito, con loro dobbiamo dialogare perché il territorio cresce assieme a loro, e poi con la provincia e poi con la regione. Abbiamo la fortuna di avere anche in regione gli amici Renato Chisso e Daniele Stivale alla cultura, abbiamo il vicepresidente Carlo Alberto Tesserini che è un amico, quindi la regione dalla quale nascono le programmazioni delle cose più importanti. Gran parte delle cose che Bertoncelli in questi mesi ha cominciato a dire sono merito mio, anzi, e la regione non c'entra, cosa che non faceva due mesi fa quando diceva sempre che io per fortuna che c'è Chisso e posso fare le cose. Negli ultimi mesi si è dimenticato. La regione è fondamentale per poter avere tutte quelle forze, quegli sostegni, anche quei contributi che ci permettono di fare le cose che altrimenti da soli non riusciremo a fare, ma soprattutto che ci permettono di entrare in relazione con il territorio, quel territorio più ampio, poter avere i rapporti col Ministero, poter avere quei rapporti internazionali senza dei quali le amministrazioni locali non hanno futuro. Questo è il nostro progetto culturale. Quando Bertoncello dice che noi non abbiamo un programma è perché lui ha un elenco della spesa, ha il quaderno del caso Inc. C'è un piccolo elenco di spese che ha fatte, non ha nessun disegno generale della città. Quello che noi promettiamo, quello che noi ci impegniamo per i cittadini è quello di avere un grande disegno. Lo costruiremo assieme alle regioni, alla provincia, ai comuni attorno, assieme col sostegno dello Stato, ma vogliamo avere un grande disegno, vogliamo veramente volare alto. E poi un po' alla volta, con le forze che abbiamo, con gli uomini che abbiamo, alcuni di questi li vedete già qui, noi riusciremo veramente a far rilanciare Porto Ruaro e a diventare veramente la Porto Ruaro che vogliamo. Grazie. L'ultimo, domani pomeriggio alle 4:30 chiudiamo la campagna elettorale con un altro ministro, il ministro Zaia. Non è un caso che abbiamo invitato Zaia, oltre che essere un amico, l'abbiamo invitato perché Porto Ruaro, l'economia, l'agricoltura per l'economia portoruarese è fondamentale, e avere il sostegno del Ministro dell'Agricoltura per il nostro territorio veramente può essere un ulteriore elemento di crescita di tutta la nostra economia. Grazie e adesso il concerto. So che il signor Tavaro vuole omaggiare la signora Zaccariotto Francesca con dei fiori, come è giusto fare con delle signore. Grazie ancora alla nostra candidata presidente della provincia. Io ringrazio tutti coloro che sono stati sul palco qui con noi questa sera, tutti a sostegno del nostro candidato sindaco Angelo Tavaro. Adesso vi invito a rimanere in piazza perché seguirà entro pochi minuti il concerto del coro Santa Cecilia dell'Associazione Musicultura, diretto dalla maestra Maria Teresa Berzaccola, che invito
a salire sul palco la signora Maria Teresa, la maestra.